alla vera celebrazione dell'anniversario del 142esimo anniversario della Breccia di Porta Pia. Benvenuti, ce n'è davvero bisogno. Noi, qualcuno ci chiede perché chiamiamo questo momento, questo incontro qui a Porta Pia che facciamo ormai da molti anni, perché chiamiamo questo appuntamento la vera celebrazione dell'anniversario di Porta Pia? Beh, forse è il caso di spiegare il perché. Il motivo è, come sapete, da un po' di anni c'è una aleggia, una cultura politica di stampo clerical fascista o clerical nazionalista che viene qui e anziché celebrare le grandi gesta eroiche degli uomini del Risorgimento, delle persone che hanno fatto l'Unità d'Italia, che hanno portato Roma e l'Italia in Europa, vengono qui a celebrare gli Zuavi Pontifici. E non mi riferisco ovviamente a quella corona di fiori depositata da Milizia Cristi, oppure ad un mazzo di fiori depositato dai papalini per onorare i 7 soldati pontifici morti durante la Breccia di Porta Pia. È chiaro che noi liberali, noi democratici, tolleriamo tutto, non siamo come chi ha la visione fondamentalista che viene qui e butta via quelle cose lì, non siamo fatti così noi. Però è anche giusto che noi, quando parliamo di commemorazione di Porta Pia, parliamo di valori di libertà, parliamo di valori di democrazia, di tolleranza, e facciamo riferimento a quella liberazione che ha permesso a questa città, a Roma, di diventare capitale di questo paese e di toglierla da un'ingerenza, da un controllo, da un potere clericale, religioso, ma poco religioso e molto clericale, che ha reso questa città fino al 1870 una città fatta di ruberie, di privilegi e di tutto quello che la storia poi nei decenni successivi ha raccontato e ha spiegato. Uno dei grandi interpreti di quella storia è il regista Luigi Magni, che doveva essere qui con noi, ma per motivi di salute purtroppo non solo non è potuto venire, ma non è neanche riuscito a mandarci un messaggio che inizialmente ci avrebbe anche mandato, che però purtroppo non ha potuto fare. Lo salutiamo perché lui, con la sua maestria, con i suoi film, ha raccontato la Roma in modo molto realistico, quasi da film neorealista, la Roma di quei tempi, la Roma di che cos'era la Roma precedente al 1870. Abbiamo detto la vera celebrazione di Porta Pia anche per un altro motivo, perché anche qui dal 1871, da quando cioè si celebra la Breccia di Porta Pia, si fa qui la celebrazione, ma a partire dal 1929 con i patti lateranensi il 20 settembre non è stata più festa nazionale. In compenso hanno inserito altre feste, la festa del santo di qua, della santa di là, ma la festa che ha reso Roma capitale d'Italia il 20 settembre è stata cancellata nel 1929. E da allora è vero che il comune viene qui a celebrare Porta Pia, è vero che le istituzioni, la regione, la provincia, il governo vengono qui a celebrare Porta Pia, ma sapete in che modo? Prenotando la corona da loro che ogni anno vengono qui a portare, la inizia, la finisce la fiera della celebrazione di Porta Pia. Ecco come le nostre istituzioni valorizzano Porta Pia. E ricordo ancora che c'è stato 2 anni fa questo tentativo di revisionismo storico, per cui si è voluto, una parte politica ha voluto conciliare questa sua visione, imporre questa sua visione dicendo che finalmente era stata fatta la pace tra i bersaglieri e gli Zuavi Pontifici. E che cosa è successo 3 anni fa? Non so se vi ricordate, in questo stesso luogo il rappresentante del comune, anziché leggere i nomi dei bersaglieri caduti nella Breccia di Porta Pia, ha letto i nomi degli Zuavi Pontifici, dimenticandosi i bersaglieri. Pensate un po',
Questa è la storia, l'evoluzione di, che ben si rifà e ben combacia con quello che accade nel nostro paese rispetto alla laicità, rispetto alle libertà, rispetto ai diritti, rispetto al testamento biologico, rispetto alle unioni civili, rispetto al matrimonio tra le persone dello stesso sesso, tutti i traguardi che sono diventati, tutti punti politici che sono diventati traguardi di civiltà in tutti i paesi democratici, e che solo l'Italia, per il ricatto di qualche monsignore e di qualche politico corrotto che in difesa dei valori cristiani, finti o veri, ma soprattutto finti, impedisce e impone una visione, una propria visione a tutti noi, impone appunto la visione del fondamentalismo, se possibile dell'odio e se possibile dell'intolleranza. Noi siamo qui perché noi siamo l'altra parte, siamo quelli che chiedono invece libertà, democrazia e civiltà per un paese come l'Italia, ridotto così come ridotto, grazie a questi signori. E con i 6 miliardi di privilegi e di accordi fatti con la Chiesa e con il Vaticano, impedisce alla propria democrazia, al proprio Parlamento, alla propria civiltà di evolvere e di rimanere arroccato e legato a questo sistema di corruzione di privilegi. Conclusa questa piccola premessa, intanto vi ringrazio davvero e ringrazio Radio Radicale per il servizio pubblico che offre anche in questa occasione. Dico subito, noi non siamo riusciti a fare grandi cose di organizzazione perché, come sapete, non abbiamo grandi strumenti, però siamo riusciti ad avere un po' di associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, e speriamo di poter dare la parola a tutti quanti. Chiedo a Maria Mantello dell'Associazione del Libero Pensiero Giordano Bruno se vuole venire, così anche lei può iniziare con un intervento introduttivo, e poi mano a mano daremo la parola a tutti quelli che hanno qualcosa da dire. Tra questi ci sono sicuramente Mina Welby, ci sarà Marco Pannella, ci sarà Paolo Ferrero, ci saranno i rappresentanti dell'UAR, di altre associazioni che in qualche modo hanno dato la loro adesione e sono venuti qui per celebrare appunto la vera commemorazione di Porta Pia. Quindi la parola a Maria Mantello dell'Associazione Giordano Bruno. Vorrei anche ricordare che è un grande onore per me, per chi conosce la storia del Risorgimento, per chi conosce la storia di questa città anche nei 2 anni precedenti Porta Pia, del 1868, che è qui con noi anche la bandiera dell'Associazione Giuditta Tavani Arquati, quella bandiera che vedete alla mia sinistra è la bandiera originale dell'associazione che fu fondata pochissimi anni dopo il suo assassinio. È una bandiera gloriosa, vera, che fa respirare un vero risorgimento in questo momento. Il presidente dell'associazione Masini è morto l'anno scorso, è venuto comunque un rappresentante a portare qui la bandiera di Giuditta Tavani Arquati, eroina del risorgimento, massacrata dagli zuavi pontifici al 4° mese di gravidanza, uccisa dagli zuavi pontifici, lei e tutti quelli che insieme a lei cercavano di liberare questa città. È successo 2 anni prima del 1870. Chiudo, do la parola a Maria Mantello. Noi ci troviamo a celebrare per la memoria e per l'attualità una data importantissima, che sta in linea con la rivoluzione inglese, con la rivoluzione francese, una data che segna la fine del potere temporale della Chiesa, ovvero la fine della teocrazia. È un evento straordinario, non è soltanto la presa di Roma, Roma capitale, che già sarebbe tantissimo, ma è la fine del Papa Re, la fine dei ghetti, la fine della coercizione delle coscienze e del controllo, quindi, delle menti, dei corpi, un controllo che purtroppo sta ritornando pericolosissimamente. Di fronte a una debolezza istituzionale
le istituzioni, poi portano qui le corone, stanno rispolverando le cene di Trimalcione con i soldi pubblici, che mi ricorda molto quella che era la corruzione della Roma papalina, della decadenza, che è una decadenza oltretutto, innanzitutto morale, perché non si afferma la dignità dell'individuo. Allora, Porta Pia che cosa rappresenta? Rappresenta la conquista della libertà, è la strada dell'emancipazione dei diritti umani, l'apertura alla democrazia. Questo rappresenta Porta Pia. Allora è il baluardo. Noi siamo, sono convinta, i vincitori nella storia. La nostra azione libertaria, che corrisponde poi tra l'altro a un'Italia molto più secolarizzata, molto più laicizzata di quello che si vorrebbe far credere. Questa liberazione che si cerca di occultare con lo stesso identico criterio che si sta facendo da anni purtroppo, equiparando i fascisti e i partigiani, qui adesso stanno sullo stesso piano, chi lottava a pagamento tra l'altro, perché gli zuavi erano per lo più mercenari, per far mantenere il regresso, la chiusura mentale, l'inciviltà, la barbarie, e chi invece lottava per la libertà, che non è un dono, che ci è arrivata e che noi ci dobbiamo mantenere gelosamente contro l'assalto di questi bacia pantofole Rosso Prada, che è una vergogna, i quali pensano di chiudere il cerchio libertario riproponendo ideologie arcaiche, consolatorie anche, ma per far sì che i diritti umani, l'emancipazione dell'individuo venga conculcata. E noi lo vediamo attraverso leggi confessionali che si stanno realizzando in questo paese, che non si garantisce all'individuo, si mette in discussione l'essere proprietari della propria vita. Quindi pensate alla legge sulla fecondazione assistita, pensate a quella schifezza, scusatemi il termine, di legge che adesso stanno riprendendo sul testamento biologico, che ci vorrebbero costringere a morire in un letto irto di tubi, in nome di disegni, di presupposizioni che sono davvero ridicole, ridicole ragazzi, signori cari. Allora, questa breccia è stata, parleranno altri, diranno altre cose anche su questa materia. Io vorrei dire che oggi l'assalto concentrico che si sta facendo ai diritti è gravissimo in questo paese, corrispettivo a una rete di corruttele enorme, ed è l'assalto alla scuola statale, l'assalto ai diritti elementari. Vogliono cambiare la carta costituzionale perché è scomoda. Noi qui che verremmo presentati come i soliti anticlericali, no? Cioè, noi non facciamo altro che salvaguardare quelli che sono i valori della Costituzione, la laicità, il principio separatista tra religione e Stato è il principio della laicità fondamentale, che garantisce le libertà di tutti ed è un valore della nostra Costituzione. Quindi noi siamo qui a difendere la Costituzione repubblicana contro chi ha preparato, sta preparando la strada per annientarla, e a favore di chi la strada della libertà attraverso il nostro risorgimento ha spianato perché questa democrazia arrivasse. Allora, il nostro risorgimento ha avuto una partecipazione popolare straordinaria e questo viene sempre occultato. Io quest'anno vorrei, ho preso un passo della testimonianza
di un grosso autore, Edmondo D'Amicis, che conosciamo tutti magari anche un po' annoiati per il libro Cuore, ma che era al seguito della divisione La Roche come giornalista di una testata e che ha lasciato una testimonianza straordinaria sulla partecipazione popolare di Roma il 20 settembre, perché altrimenti sembra che sono entrati, hanno fatto sta breccia, no? E si è risolto lì. Allora, la breccia è avvenuta, quindi racconta prima tutte le operazioni militari e quindi si arriva nella città. Il popolo ingrossa, piazza Termini, piazza del Quirinale, arrivano di corsa i nostri reggimenti, i bersaglieri, la cavalleria, le case si coprono di bandiere, il popolo si getta tra i soldati gridando e plaudendo, passano drappelli di cittadini con le armi tolte agli zuavi, giungono i prigionieri pontifici. I sei battaglioni dei bersaglieri della riserva, preceduti dalla folla, si dirigono rapidamente al suono della fanfara verso Piazza Colonna. Da tutte le finestre sporgono bandiere tricolore, sodono grida ed applausi. Il popolo accompagna col canto le fanfare. Sui terrazzini si affacciano famiglie intere che battono le mani. Si arriva a Piazza Trevi, si entra in Piazza Colonna, la moltitudine si versa nella piazza da tutte le parti, centinaia di tricolori sventolano, l'entusiasmo divampa, non v'è parola umana che valga a descriverlo. I soldati sono commossi fino a piangerne, non vedo altro, non reggo alla piena di tanta gioia, mi spingo fuori dalla folla, incontro operai, donne del popolo, vecchi ragazzi, tutti hanno la coccarda tricolore, tutti accorrono gridando i nostri soldati, i nostri fratelli. È il grido della libertà di Roma che si sprigiona da 100.000 paesi. È il primo giorno d'una nuova vita. E altri grida da lontano, i nostri fratelli. Il Campidoglio è ancora occupato dagli squadriglieri e dagli zuavi. Una folla di popolo accorsa per invaderlo è stata ricevuta a fucilate. Parecchi feriti furono ricoverati nelle case, tra gli altri un giovinetto che marciò 15 giorni coi soldati. Il popolo è furente, si corre a chiamare i bersaglieri. Arrivano due battaglioni sulla piazza, ai piedi della scala. I pontifici, al primo vederli, cessano di tirare, ma restano in atto di resistere. Fanno una specie di barricata. La sarilla di viva forza potrebbe costare molte vittime, si indugia. Forse gli zuavi si arrenderanno, si dice che hanno paura dell'ira popolare. Tutte le strade che circondano il Campidoglio sono piene di gente armata che sventola bandiere e tricolori e canta inni patriottici. La moltitudine va crescendo, cresce lo strepito. Qualcuno è salito sul Campidoglio, parecchi ufficiali lo seguono. La folla dal basso guarda con grande ansietà. Ad un tratto cade la barricata e appaiono le rifugi dei nostri ufficiali che agitano la sciabola e chiamano il popolo gridando: il Campidoglio è libero, il Campidoglio l'ha liberato il popolo romano, come era accaduto nella Repubblica Romana di Mazzini, nella Repubblica Giacobina che nessuno conosce nel 1798, riallacciando quel filo rosso straordinario di questa città libertario con la Repubblica di Cola di Rienzo, il comune di Arnaldo da Brescia. Allora non viene dal niente tutto questo e approda nella libertà costituzionale. Scrive ancora D'Amicis. In pochi minuti tutto il Campidoglio è imbandierato. Il cavallo dell'imperatore romano è carico di popolani. L'imperatore tiene tra le mani la bandiera italiana. All'improvviso tutte le facce si alzano verso la torre, quella del Campidoglio. Ne hanno sfondata la porta, sono saliti sulla cima, hanno imbandierato il parapetto. Un pompiere sale per mezzo di una scala sulle
sulle spalle di una statua e lega una bandiera italiana sulla croce. Un fragoroso applauso e lunghissime grida risuonano nella piazza. La grande campana del Campidoglio fa sentire i suoi rintocchi solenni. Da tutte le parti di Roma accorre il popolo a ondate. Gli ufficiali che si trovano sul Campidoglio sono circondati e salutati con incredibile affetto. Si grida: viva Roma libera, viva Roma libera, viva l'Italia libera, viva l'Europa libera, viva il mondo libero. Dai fanatici, la laicità permette ad ognuno di essere un individuo con le proprie idee, con la propria libertà, ma nessuno in nome di una fede, di un'ideologia, di quello che vuole, può arrogarsi il diritto di dire che la sua libertà sia superiore alle altre, perché glielo dice un assoluto su una nuvola. Bravo.